Cari ragazzi e ragazze, ben ritrovati qui ancora una volta su Inside Palma con il vostro promozzo di fiducia. E rieccoci qua, è per me un grandissimo onore e piacere ridarvi ancora una volta il benvenuto in un nuovo video della rubrica Parliamone, dove oggi andiamo a parlare per l'appunto di un film che in tantissimi sono sicuro stavano aspettando che finalmente uscisse. Ah, apro solo un momento una piccolissima parentesi. Fate finta di non vedere quello che sta accadendo alle mie spalle, se vedete un po' di disordine, soprattutto roba che manca rispetto ad altri video, ma sono in atto dei piccoli, anzi anche abbastanza grossi cambiamenti che riguardano la mia persona e di conseguenza anche la produzione dei video qui su questo canale e anche su altri, ma per il momento è ancora un pochettino preso per parlarne, ma vi posso anticipare che vedrete qualche piccolo e anche grande cambiamento nei corsi dei prossimi video. Ma non siamo qui per parlare di me, anzi siamo qui per gettarci proprio a bomba sull'analisi di un film che finalmente è approdato anche lui nelle sale, perché anche per questa produzione la mannaia che è stata la pandemia e tutti quanti i vari posticipi, problemi pre e post produzione purtroppo hanno afflitto anche il film di cui parleremo oggi. Tuttavia, con enorme pazienza e anche cuore e anche con un po' di pazienza da parte del pubblico, finalmente siamo arrivati al benedetto giorno in cui possiamo mettere mano su Dune, o Dune che dir si voglia. Un film che già dal primissimo trailer aveva fatto gridare di gioia sia i fan che conoscono l'opera originale letteraria da cui questo film è tratto, considerando anche quelli che avevano apprezzato in un certo senso la trasposizione dell'85, ma anche i profani, se così vogliamo chiamarli, tra cui rientro tranquillamente pure io, erano rimasti sicuramente un pochettino interessati e stuzzicati. Poi vabbè, come abbiamo detto, rinvii su rinvii e problemi di produzione e anche qualche litigio tra la parte produttiva e la parte distributiva di questo film non hanno certo semplificato le cose, ma comunque finalmente Dune è approdato al cinema. Una produzione dall'intento e anche dalle intenzioni a dir poco mastodontiche. E alla fine sarà stato così? Questo Dune, ora che possiamo finalmente ragionarci con la pellicola tra le mani, anzi davanti agli occhi, potrebbe realmente essere in possesso di tutte quante le carte in regola per poter essere non solo un buonissimo prodotto di intrattenimento, sia per chi conosce il materiale originale che anche per chi non lo conosce, e in particolar modo avrà le carte in regola per poter essere in potenziale l'inizio di una nuova mastodontica e colossale space opera come già palesemente il trailer voleva proporsi, oppure magari ci potrebbe essere stato qualche piccolo inciampo di percorso? O molto più semplicemente, questo Dune vale la pena di essere visto oppure magari anche no? Beh, a queste domande e anche ad altre considerazioni che potevo venire in mente guardando sia i trailer ma anche avendo visto i film in sala, cercherò di esporvi la mia esperienza personale con questo film, che vi anticipo già da subito è stata a dir poco folgorante. Ma non mettiamo subito troppa carne al fuoco, se volete concedermi altri 10 minuti del vostro tempo cercherò di farvi capire come questo Dune meriti assolutamente una possibilità di visione. Sciocchi, folli se non doveste farlo. Mettetevi comodi e ascoltate quello che ho da dirvi, perché ora iniziamo a parlare di Dune. Solo uniti abbiamo una speranza. Ci siamo. E rieccoci qua. Stupore, meraviglia e solamente che gioia nel trovarmi di fronte a una vera e propria space opera come non la vedevo da tanto tempo. Forse, e dico forse, anche se qua mi sto muovendo in un territorio però pericoloso, lo so bene, ma in potenziale, secondo me, il franchise che Denis Villeneuve ha voluto aprire con questo primo atto della storia di Dune potrebbe avere tutte quante le carte in regola per sbalzare dai cuori, soprattutto dei più giovani, quello che è oggettivamente ad oggi la saga di Star Wars. Sì, non sto scherzando. Da un punto di vista produttivo, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista anche narrativo, questo Dune, o meglio, questo primo atto delle vicende che potremmo vedere narrati da qui in futuro riguardante l'universo di Dune, ha veramente tutto quanto quello che serve per poter dimostrarsi come non solo un enorme colossal, un film da non perdersi assolutamente in sala in particolar modo, e tra poco ci arriveremo, ma a mio modesto parere ha tutto quanto il potenziale per scolpirsi nei cuori degli appassionati da qui anche per i decenni a venire. Ma andiamo con calma. La prima cosa a dir poco palese e che già si fa ben sentire dai trailer è il comparto sonoro. Signori, credo che non ci sia davvero nessun pericolo di essere contraddetto, ma il comparto sonoro innanzitutto di questo film è qualcosa di incredibile. Ok, va bene, abbiamo uno Zimmer alla colonna sonora e alla composizione, quindi non c'è l'ultimo arrivato, anzi sappiamo benissimo cosa quest'uomo è stato in grado di fare nel corso della sua illustre carriera a tutta quanta l'industria del cinema.
Tuttavia, signori, gli esperimenti sonori, le variabilità del suono, la presa del suono in diretta, riarrangiamenti con chissà quale trip mentale quest'uomo si sarà potuto sparare durante la post-produzione e chissà di cos'altro il diabolico è stato inserito nel computer che ha elaborato i file che poi sono andati nella timeline di questo film, sono qualcosa di veramente incredibile. Se avete una sala IMAX nelle vicinanze, anche se parliamo di 30 km di distanza, vi do lo spassionato consiglio di fiondarvi in quel tipo di sala, perché Dune è innanzitutto un'opera sensoriale, visiva certo, e anche qua tra poco ci arriveremo, ma innanzitutto uditiva, sonora. I temi, la colonna sonora, anche solamente quel rumore strano di sottofondo è qualcosa che ti fa immergere completamente in un'esperienza audiovisiva a 360 gradi. Credetemi, non sto esagerando e non sto scherzando. Il comparto sonoro di questo film è qualcosa che francamente mi ha lasciato allibito. Faccio veramente fatica così su dei piedi a descrivere un film che può anche solamente avvicinarsi al risultato finale di questo primo atto di Dune nell'arco degli ultimi top 5 anni, per non farla troppo grossa, 5 anni di produzione di film a livello proprio generale, globale. Davvero qualcosa di impressionante. Non saprei veramente come altro descriverlo se non rendetevene conto voi in sala ascoltandolo in presa diretta, perché sono sicuro che anche voi come me vi perderete all'interno delle sonorità di questo film. Ma dato che per l'appunto stiamo parlando di un prodotto audiovisivo, come non possiamo ovviamente parlare del lato tecnico produttivo per l'appunto visivo della pellicola, anche qui credo che da un punto di vista di scenografie, fotografia, comparto registico, montaggio soprattutto e tutto quanto quello che riguarda la post-produzione di questo film, credo che abbiamo veramente gran poco di cui poterci lamentare, anzi solamente elogi all'occhio quasi matematico e millimetrico di Denis Villeneuve. Davvero, questo regista dopo Blade Runner 2049 si vede proprio come ci si è veramente impegnato, come abbia fatto tanto esercizio, tanto tesoro di questa esperienza appunto nell'ambito dello sci-fi per tirare fuori un prodottino che sono sicuro passerà agli annali della storia come uno dei colossal più importanti della storia del cinema contemporaneo. E anche qui si può avere una vaga intuizione di quello che può essere il dato finale in sala, vedendo i trailer anche da un banale schermo del computer, ma anche qui l'esperienza cinematografica risulterebbe essere quasi imprescindibile. Tutto all'interno di questo film funziona, le ambientazioni desertiche che proprio ti fanno sentire quasi il caldo afoso sulla pelle, le atmosfere cupe e opprimenti che quasi tolgono il fiato, i momenti di battaglia che li senti quasi come se stessero accadendo a due passi da te. Scusatemi se mi ripeto, ma se stiamo parlando di qualità realizzativa e di totale immersione dello spettatore in quello che sta accadendo sullo schermo e anche spazialmente grazie all'audio famoso intorno a sé, questo Dune credo che possa essere usato come un esempio fulgido, illustre di quella che è l'esperienza definitiva al cinema, assolutamente da non sottovalutare. E spese anche queste forse a tratti prolisse parole per quanto riguarda il lato tecnico e realizzativo del film, ma che vi posso garantire devono assolutamente essere tenute in considerazione e a cui va fatto assolutamente un elogio, ora passiamo invece al lato contenutistico del film. Come vi ho già detto prima, io parlo da profano. Ripeto, non ho mai letto il romanzo di Dune, da cui è tratto direttamente questo film, né tantomeno all'epoca ho visto la prima trasposizione cinematografica dell'85 di David Lynch, sempre per l'appunto del romanzo Dune. Questa è stata la mia prima, e spero di tutto cuore nemmeno l'ultima, esperienza che ho avuto verso l'universo di Dune. E se questo è anche solamente una parte di quello che è stato contenuto all'interno del romanzo e di come è stato scientificamente quasi scelto da Villeneuve per essere riproposto all'interno anche della sceneggiatura, devo essere sincero, potrei veramente aver scoperto una vera e propria miniera d'oro. Perché si capisce benissimo, sin dal primo minuto di pellicola, che ci troviamo all'interno di un vero e proprio universo narrativo molto elaborato, complesso, ricco di sfaccettature, di cui qui abbiamo solamente scalfito e grattato la superficie e chissà cos'altro, magari anche oltre il romanzo originale, che possa essere comunque arricchito e anche mutuato da altre produzioni di altro tipo, che in potenziale potrebbero concretamente rendere l'universo di Dune una vera e propria vallata meravigliosa in cui perdersi. E non a caso vi citavo prima Star Wars, perché sappiamo benissimo che nell'immaginario collettivo Star Wars si è ritagliato, più o meno a merito, il titolo di space opera contemporanea per eccellenza al cinema, anche qui ovviamente tra alti e bassi, ma comunque con ben 9 film all'attivo, non contando gli spin-off, che comunque vanno a costituire un intero universo narrativo, ripeto, perlomeno al cinema. Ma in paragone, se prendiamo ad esempio episodio 4 e lo paragoniamo con questo primo atto di Dune,
Credo proprio che la fatica di Lucas all'epoca possa essere tranquillamente divorato da questo film alla mo' di verme del deserto. Certo, naturalmente parliamo di prodotti con un target diverso, con anni di produzione diverse, con ambienti storici anche diversi, quindi un paragone tra queste due opere è abbastanza ingiusto, ma lo faccio solamente per farvi capire di che cosa ci possiamo trovare tra le mani oggigiorno con questo Dune. Se poi consideriamo il fatto che Lucas all'epoca prese ispirazione anche proprio dal romanzo originale di Dune, di cui questo film è un diretto adattamento, beh insomma, fare 2 più 2 è anche abbastanza facile, anche per un profano come me. Come vi ho già detto prima, tutto funziona all'interno di questo film, tutto. Personaggi scritti veramente bene, tutti quanti davvero molto molto affascinanti, anche paradossalmente i villain riescono ad avere un che ti quasi riesce a stregare. E anche qua ripetendomi, con una trama apparentemente molto complessa, di cui abbiamo apparentemente appena assaggiato la superficie e che in potenziale potrebbe nascondere veramente tantissimi assi nella manica. E anche qua si vede benissimo come Villeneuve abbia voluto prendere le cose probabilmente anche più interessanti del romanzo e centellinarle e esporle nella maniera più maestosa e magnifica possibile. Per cui ripeto, chissà cos'altro questo intero universo narrativo potrebbe essere in grado di proporci. Però è anche notizia recente che un eventuale secondo atto delle storie di Dune, che io spero veramente di enorme cuore di poter rivedere al cinema perché eventualmente una sua mancanza mi toglierebbe qualcosa dal cuoricino, dipenderà moltissimo dal riscontro di pubblico, in particolar modo dagli incassi, che avrà questo primo episodio al cinema in sala. Se dovesse ritenere un buon risultato, speriamo con tutto quanto il cuore di vedere il secondo atto di Dune al cinema tra 2-3 anni. Ma se così non dovesse essere, sto già piangendo lacrime di sangue per l'idea che potremmo rischiare di non vedere il seguito di alcune vicende che fino all'ultimo secondo mi hanno lasciato inchiodato sulla sedia. E... ci sarebbero talmente anche tante altre cose da dire e tranquillo lo faremo anche in altri canali con alcune live perché c'è talmente tanto di interessante da dire su questo film che un video da un quarto d'ora sarebbe abbastanza riduttivo, ma qui mi ripeto per l'ultima volta, Dune atto 1, chiamiamola così, è stata un'esperienza visiva e sonora come veramente non ne vivevo da anni, con alla base una sceneggiatura molto forte, con delle vicende di personaggi a dir poco affascinanti e che promette veramente tantissimo bene per il futuro. E spero veramente di tutto cuore di poter vedere il secondo, terzo, quarto o anche 27esimo atto di Dune, perché se questo dovesse essere anche solamente l'inizio del potenziale di questo nuovo universo narrativo, di una nuova vera e propria space opera, io non sto veramente più nella pelle. E come posso non premiare questo film con un signor voto assolutamente meritato che secondo me si attesta su un bel 9+. E per rispondere alla domanda iniziale, sì, questo Dune ha tutte quante le carte in regola per poter essere considerata la nuova vera e propria grande space opera contemporanea cinematografica. Una realizzazione fantastica, un setting molto affascinante, delle vicende ancora più affascinanti e soprattutto con un regista che sembra aver ben capito come gestire questo tipo di ambienti e questo tipo di tematica cinematografica per esporla ed innalzarla forse ai massimi livelli. Per cui se mi seguite anche solamente da un po' di tempo e apprezzate il contenuto e il modo che ho di esporvi questi video, fatemi un piacere, andatevi a vedere questo Dune, andatevelo a vedere in sala, supportatelo perché fidatevi, se lo merita tutto, dal primo anche fino ai titoli di coda. Tutto quello che è stato inserito in questo film palesa amore, passione, cuore ed enorme dedizione alla superba arte che è il cinema. E considerando che questo potrebbe essere solamente l'inizio di un fulgido percorso, io veramente non sto più nella pelle. Wow. E... ancora un pochettino facendo fatica a trattenere l'entusiasmo, signore e signori ragazzi e ragazze, rinnovandovi un'ultima volta l'invito di dare una possibilità a questo film, perché fidatevi, non ve ne pentirete assolutamente, anche se schifate la fantascienza, ma apprezzerete tutto quanto il resto di questo film, ve lo posso garantire. Basta, per oggi è tutto. Ancora una volta ho sproloquiato e parlato a sproposito verso un film che per me è stata una vera e propria rivelazione. Mi sarei sì aspettato qualcosa di interessante, ma non avrei mai immaginato sino a questo livello. Questa è stata la mia positivissima esperienza con questo Dune in sala. Ma voi invece cosa ne pensate? Voi che avete avuto la fortuna di vedere questo film in sala, alla fine come ne siete usciti? Soddisfatti? Meno soddisfatti? Intrigati ed esaltati un pochettino come me? Oppure magari con qualcosina che non è tornato nell'economia generale del film? Oppure magari ancora, tu che eri in dubbio se andare a vedere sì o no questo Dune al cinema, sono riuscito un minimo a incuriosirti e a metterti la pollice nell'orecchio? O magari anche no?
Insomma, sotto questi punti di vista e per qualsiasi altra cosa che riscrivere qui sotto nei commenti, mi raccomando, fatelo. Fatelo perché, come dico sempre, i commenti sono un mezzo fondamentale per arricchire il contenuto di questi video, che vogliono essere semplicemente un'opportunità di confronto tra fan e spettatori che amano la superba arte che è il cinema, e questo Dune credo che possa essere un fulgido esempio. Per cui mi raccomando, aspetto i vostri commenti. E sperando anche che questo video possa essere anche solo un minimo piaciuto, o che l'abbiate trovato anche solo un minimo utile, vi inviterei nel caso a palesare il vostro apprezzamento con un like, un'iscrizione al canale se ancora non lo siete, e anche e soprattutto un'attivazione della campanella per notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutti quanti i miei contenuti che il mio canale potrà proporvi da qua in futuro. Mi raccomando, piccoli gesti per voi, ma di fondamentale importanza per chi sta da questa parte dello schermo, e comunque anche dei bei segni di apprezzamento che, parliamoci chiaro, fanno sempre molto piacere. Signori e signore, credetemi, spinto dall'enorme entusiasmo che mi ha suscitato questo Dune in sala, a me non resta fare altro che ringraziarvi ancora un'ultima volta per avermi seguito anche oggi fino alla fine di questo video. Veramente, vi amo 3000. Basta, anche per oggi è tutto. Noi ci rivediamo con un prossimo video, sempre qui, su Inside Palma, con il vostro Framozzi di fiducia. Alla prossima, e mi raccomando, buon Dune a tutti!